Quest'anno la nostra associazione Dona per un Sorriso ha deciso di donare queste uova di Pasqua che abbiamo raccolto per i bambini dell'ospedale pediatrico, dell'ospedale Sant'Elia, reparto pediatria, proprio per donargli un sorriso. È la Pasqua dei piccoli ricoverati dell'ospedale Sant'Elia. Un gesto di solidarietà reso possibile grazie all'impegno dell'associazione Dona per un Sorriso, presieduta da Samanda Sollami, che si accompagna alla cura e all'attenzione verso i bambini meno fortunati. Una settimana santa più dolce per molti di loro, e tutto questo grazie al costante impegno delle donne dell'associazione e al contributo di alcune scuole superiori e primarie della città. E vogliamo ringraziare intanto tutte le persone che fanno parte della nostra associazione sul social network Facebook. Vogliamo ringraziare tutte le famiglie che comunque in sordina ci aiutano a contribuire a rendere felici i nostri bimbi e vogliamo ringraziare la scuola Oasi Cristo Re di Caltanissetta e poi due classi di due scuole superiori, la prima AL dell'Istituto Ruggero VII Liceo Classico di Caltanissetta e la prima D dell'Istituto Alberghiero. Una vera e propria rete di solidarietà attiva non solo durante il periodo di Pasqua, ma per tutto l'anno, nella sede adiacente alla Chiesa Santa Croce, ma anche sul web, nella pagina Facebook Dona per un Sorriso, creata dalle mamme volontarie. Qua noi di progetti ne abbiamo tantissimi, però sicuramente ne stiamo seguendo un paio verso i quali crediamo che ci sia la consapevolezza comunque di poterli realizzare concretamente. Il primo ci stiamo rivolgendo direttamente al comune e stiamo cercando di trovare dei locali idonei nei quali organizzare dei centri di ascolto, sempre per le nostre famiglie, perché comunque il nostro fine ultimo è quello di aiutare le mamme con i loro bimbi, quindi centri di ascolto con persone specializzate a seguire delle problematiche particolari dei bambini e soprattutto creare anche momenti di gioco e di svago con delle ludoteche, tra virgolette, dove possiamo permettere a questi bimbi di poter anche festeggiare il loro compleanno, di fare delle piccole festicciole. E noi chiediamo sempre l'aiuto da parte di tutti nella raccolta appunto di abiti, scarpe e generi di prima necessità. E comunque io con tutta l'associazione volevamo ringraziare il primario del reparto pediatria di Caltanissetta, il dottore Cavaleri, per averci dato l'autorizzazione a donare appunto queste uova di Pasqua e delle colombine a questi bambini che proprio nel periodo pasquale in questo momento comunque sono qui ricoverati.